Nella mattinata di oggi il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Nino Boeti, ha dato il via alla seduta conclusiva di Ragazzi in Aula, progetto didattico di Open Government in cui studenti delle scuole medie superiori vestono i panni di consiglieri per un giorno. Una mattinata straordinaria in un palazzo bellissimo che rappresenta la storia della nostra regione e del nostro paese, accompagnati dall'onorevole Violante che ha seguito i ragazzi nella discussione come se fossimo davvero nella Camera dei Deputati. Ragazzi in gamba che io mi auguro si avvicineranno alla politica, insegnanti straordinari che li hanno accompagnati. Io credo che questa sia buona scuola. Il progetto, realizzato dal Consiglio regionale in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale, nelle sue passate edizioni ha già visto due proposte diventare legge. Alla seduta odierna ha preso parte anche il presidente Luciano Violante. Il fatto di essere esercitati, di aver visto questi testi approdare nell'aula maggiore del Piemonte, è un segno, come dire, di partecipazione alla vita politica, intesa come vita della polis, della comunità. Questi testi poi verranno presentati in Consiglio regionale, uno è stato già nella scorsa volta, è stato approvato. Vari ed interessanti i temi toccati dalle proposte di legge. La mia proposta era quella sulla mobilità ecosostenibile e noi abbiamo pensato appunto di portare qualcosa riguardo l'ambiente, riguardo la salute, perché pensiamo che sia una delle priorità della regione, ma poi in realtà di tutti noi. C'è stata dell'agitazione ovviamente tra di noi, soprattutto chi era nei sette consiglieri, chi doveva parlare, però direi che è andata molto bene, siamo contenti. Io arrivo da Savigliano e frequento l'Istituto Tecnico Arimondi Eula, è il corso economico AFM, amministrazione, finanza e marketing. La mia proposta era quella sui nidi aziendali e dunque la creazione appunto di asili nido all'interno delle aziende. Guardandosi semplicemente la situazione della mia famiglia, se così possiamo dire, diciamo che ci è venuta questa idea, anche grazie, diciamo, a un consiglio di mia mamma.